Pronto? Ah, ciao Riccardo. Certo che mi ricordo di te. Stasera? Sì, perché no? Ho voglia anch'io, sì. Senti, dimmi un po', che cosa mi faresti se fossi lì con te? Mai come quello che ti farei io, però. Non te lo dico. Vuoi saperlo o vuoi scoprirlo? Ah, ti piace il mistero. Io sono nuda, sto per fare la doccia. Sì. Nella vasca. Cose che non hai mai visto e mai fatto. Te lo assicuro. Seicento e ci sono. Ma quale sconto? Ma no, no, che dici? Ma come? Ti ho appena detto tutto quello che ti farei e secondo te ti faccio lo sconto? No, mi dispiace. Non te ne pentirai, credimi. Ne vale la pena, sì, sì. Sì, lo sai, mi conosci. Puoi aspettarti di tutto, sì. Perfetto. A stasera allora, tesoro. Vieni, vieni, Cla. Vieni. Ma che fai? Non mi dai neanche un abbraccio. Ma sì. La mia piccolina. E tu? Come stai? Bene, come al solito, sempre in dieta. E ho appena fatto il caffè, lo vuoi? Sì. E tu invece come stai? Bene, molto bene. Non è che ti ho svegliato? Ma no, no, non preoccuparti. No, è che hai l'aria stanca. No, è che ieri ho finito tardi al ristorante. Tutto qui. E gli esami? Come vanno? Guarda, da 2 settimane sono chiusa in casa a preparare diritto amministrativo. Il 15 ho un esame. Ma appena posso le porto un fiore. La settimana scorsa Andrea è uscito di nascosto dalla comunità. No. Sì, ha fatto preoccupare tutti quanti. Poi per fortuna non è successo niente. È sempre il solito pazzo. Anche Elena, sai? Davvero? Dice che se ne vuole andare.
Dice che andrà a stare da una sua zia. Bene. Almeno lei ha qualcuno. Guarda che qualcuno ce l'hai anche tu. Io. Che cos'è? È il suo numero. Io non te lo potrei nemmeno dare. E guarda che non è stato facile trovarlo. Ma l'hai trovato? Sì. Abbiamo trovato. Ehi, Fabio. Ciao. Come stai tu? Stasera? No, nessun problema. Senti, ma non è che sto diventando la tua preferita? Tutta la notte. Sì, però non è che te la cavi con il solito, eh. Va bene. No, non faccio tardi. Va bene. Perfetto. A stasera. Ciao. Ciao. Come ti guardavano al ristorante? No, veramente non guardavano me, guardavano te. Anche perché sei vecchio. Sì. Però, che bella casa. Scommetto che lo dici a tutti. Guarda che non vado a casa di tutti, sai? Un po' di vino? Ancora? Adesso passiamo al rosso. Eccoci, vino rosso. Ma che hai? Nulla, tutto bene. Con quella faccia. Quale faccia? Che c'è? È che oggi mi hanno dato il numero di mio padre. Io non l'ho mai cercato, non l'ho mai conosciuto. Non so cosa fare.
E poi non so dov'è, non so che cosa fa. Che cosa gli dico? Vieni qui. Mi dispiace. Non immaginavo. Perché non vieni a letto? Non riesco a dormire. Ti dispiace se lo chiamo adesso?